Andiamo ogni volta a costinto da perdere la casa, ci ha fatto avere subito le bombe nucleari che scoppiano se non levano video, uono subito gli effetti speciali, ma dico, ma fai come tutti gli altri youtuber, no? Meglio, due cose a dire, iscriviti al canale, attiva la campanella e lascia like. Salve a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale, io sono Puccio Enzap e vi starete chiedendo, Spike, se vuoi ti conosci, avete ragione ragazzi, perché Puccio Enzap era il mio vecchio canale che gentilmente YouTube mi ha bloccato. Ma io non servo da ancora YouTube, ci mancherebbe. Non è vero, ci abbiamo da boom, questa sono tenda là, giusto spike di YouTube. Vabbè, detto questo ragazzi, siamo qua per un'altra ragione. Siamo su FIFA 23, realismo mod installata e non solo. Non solo realismo mod, perché come potete vedere, anche stemmi ufficiali, calcio Catania e qualcos'altro che ho aggiunto io. E ci tengo a dirvelo subito, se non siete tifosi del Catania o siete palermitani, uscite subito da sto video, perché non fa più out. Qui si parlerà esclusivamente, no, anzi, esclusivamente no, per lo più si parlerà in catanese, quindi vogliamo solo tifosi del Catania, perché qua ci sono emozioni e sentimenti, ragazzi. Grande ritorno del Ciolo Simeone, e non solo. Purtroppo la fase iniziale l'ho persa, era nel vecchio canale, e non avevo salvato i video. Vabbè, mi dispiace, ragazzi. Però siamo ancora all'inizio, quindi vi spiegherò io cosa era successo, anzi forse vi siete persi la parte più noiosa perché dovevo creare il club, ho fatto la campagna trasferimenti. Ma adesso vi faccio vedere io ragazzi, non vi preoccupate, non vi siete persi niente, ancora siamo all'inizio e ci godiamo il nostro canale, buttiamo in Serie A, ci facciamo vincere la Champions League forse. Stando no, ma fra qualche anno ci puntiamo alla Champions, perché noi siamo ambiziosi. Grandi cose ragazzi, adesso vi faccio vedere, andiamo subito a dare un'occhiata a cosa è successo. E allora ragazzi, siamo qua, come potete vedere, calcio Catania, guarderemo la classifica, abbiamo fatto 6 partite, ora dici ma come mai 6 partite già mi fai vedere la carriera iniziale? Ragazzi, perché era piena di bug e ho dovuto cancellare tutto, c'erano gli stessi capiti vidi, cose strane, e quindi ho dovuto disattivare alcuni pacchetti e finalmente abbiamo un gioco presentabile. Non volevo farvi vedere cose oscene. Ho fatto anche un video sulla realismo mod, però pare che anziché migliorare peggiori. Detto questo, andiamo a vedere subito la nostra rosa a disposizione per affrontare questo campionato. Siamo in Serie B, calcio Catania. Ragazzi, c'è stata praticamente una collaborazione tra il gruppo Pelligra. Come sapete, chi è catanese, il presidente Rosario Pelligra ha acquistato il Catania. Quindi c'è questa collaborazione tra gruppo Pelligra e Red Bull. Quindi abbiamo un Catania, ragazzi, ricco. C'è un investitore che sta spendendo soldi per sto Catania. E ho voluto buttare un'altra in Serie A, ragazzi, perché è Catania, è una squadra in Serie A. E chi lo sa, lo sa. Comunque, detto questo, ragazzi, abbiamo preso Vaclik. Poi abbiamo preso... No, questo era già presente nella squadra. Ramos pure. Sorrentino era già in squadra. E addirittura chi sta scalando Sorrentino. A 27 anni, male. Montes l'abbiamo preso tra gli svincolati. Ragazzi, ottimo acquisto. Mi sono limitato a prendere gli svincolati perché ce ne sono tantissimi, ma poi c'è sempre gli stessi giocatori, tutti quelli che iniziano le carriere. La prima cosa che fanno è andare a prendere gli svincolati. Mi sono limitato a prendere Montes e forse anche qualcun altro. Ostigard, ragazzi, dal Napoli direttamente, ci hanno fatto un regalo i nostri amici napoletani. Rami era presente nella squadra, pazzesco, 19 anni, 70, cresce tantissimo, questo qua secondo me diventa un cannone. Toledo l'ho preso tra gli svincolati, è quello che solitamente ci viene spawnato ogni anno. Ragazzi, Wengant, argentino dal Boca Juniors, ma vuoi dire perché? Perché a Catania gli argentini, carosi nuacci, li amiamo. E tra l'altro Argentina, campione del mondo. Detto questo, andiamo avanti. Frengrup dal Genova, pazzesco, 21 anni, una boom. Nathan Nandez arrivato dal Cagliari, quindi abbiamo indebolito già Genova e Cagliari, che sono i nostri avversari. Romo, che non so che fine aveva fatto, dagli svinguati è tornato, l'abbiamo ripreso e già ce ne sono lasciate fuori.
Abbiamo fatto uno scambio, ragazzi, con Avila dell'Elscena Boom, ve lo farò vedere. Mauri era già nella squadra. Parisi, Sinagiri, Vigliangani, non vuole mancare a lato. Vega, ragazzi, Mourinho perché è argentino e non è male, 30 anni, 70. Come riserva è ottimo. È tornato il Papu Gomez a Catania. Ma di chi stiamo parlando, Carusi? Ma dico, ma stiamo scherzando? Il Papu a 34 anni, che fa paura. Alejandro Garnacho, con lo Papu Gomez ci insegna quattro trucchietti, fa diventare una bomba. Ma di che stiamo parlando? Alejandro Garnacho, 18 anni, ottima promessa, ragazzi, 66, ma vedetelo giocare che fa paura. Gargano era già in squadra, non tenemo. Magari su Cudava non si può tagliare, ma va bionda. Luca Romero preso dalla Lazio, anche lui 17 anni, ottima promessa. Anzi, fatemi vedere se gli avevo messo la crescita. No, vedi, abbissiamoci con l'allenamento a mio compare Luca Romero. Mettiamo gli ali invertita che come... Cioè, buono, buono, dai, gli aumenta un po' il tiro. Poi che abbiamo? Alex Diaz se ne gira, magari, perché non ne serve, sinceramente, 20 anni. Io non so se darlo in prestito, magari cresce, però 20 anni, 55, ragazzi, non va bene. È top, top l'acquisto dell'anno, ragazzi. Red Bull vinna a Catania e nisce i soldi. Ha portato a Catania Gianluca Scamacca. Ma vi rendete conto voi? Gianluca Scamacca che appena lo vedete giocare è una bomba. E appena si leva la maglietta a manica corta, ubbiamo, avete tutti i tatuaggi in ringordo. Pazzesco, ragazzi. Comunque, Red Bull ha investito un po' di soldi. Levi era già presente nella squadra. Dovbyk lo vediamo tra gli svincolati. Una buma magari. L'ucraino potente, piede sinistro, ragazzi, a cappotto e botti. E poi Pio Gibbs che l'ho messo in vendita. Anche lui era già presente nella squadra. Vale un po' di soldi e dobbiamo fare cassa perché va bene che Red Bull paga, ma siamo a malora, Carusi. Comunque. Vi faccio vedere un attimo l'acquisto che abbiamo ufficializzato. Tritolo, anche lui argentino, abbiamo a destra, fa paura, Carusi. Avila, Ezequiel Avila, a gennaio arriva, mio compare Avila. Offerta prestito Levi, tu consunnare, ma stiamo scherzando, 21 anni, bisogna Levi. In questo momento ci serve. Anche perché è in fase di crescita. Ragazzi, andiamo a giocare. Niente poco di meno che a Benevento contro Fabio Cannavaro. Ora, cosa c'è qua? Adesso conto, non mi interessa. Meglio, speriamo che non siano impegnati in nazionale. Hanno tutta la minchia questa nazionale. No, 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 ci abbiamo tutte a disposizione. Perfetto. Allora, andiamo a farci una bella conferenza stampa e vediamo che dice il nostro Simeone. Grazie per la pazienza. Possiamo dare inizio a questa conferenza stampa. La squadra Benevento è considerata più debole sulla carta rispetto alla formazione Catania. Questo significa vittoria sicura per la compagnia Catania. Stiamo calmi, Carus. Va bene che sulla carta siamo più forti, però dobbiamo rimanere concentrati. Motiviamo i nostri giocatori, mio frate Simeone. La sua squadra è in un ottimo momento, credo che riuscirete a confermarvi sugli stessi livelli anche nelle prossime partite. Allora, possiamo essere, direi, equilibrati, ragazzi. Dobbiamo evitare disattenzioni, ci sta. Non facciamo troppo gli spavaldi, che il Benevento è forte e anche loro lottano per la promozione. A volte il giornale non sembra sentire la pressione di una partita, come si capisce? Oh, bene, piano, vacci. Non sono riuscito manco a leggere. Come farà per motivare i suoi giocatori a dare il 100%? Qua, ragazzi, direi di fare un bel omaggio. Non si gioca, giochiamo per vincere. Come sempre, il calcio Catania gioca per vincere. Che scudetti pazzeschi che c'abbiai. Ma non fa paura, non fa paura il ruciolo Simone Direi con che scudetto possiamo chiudere Catania. qui. Grazie a tutti. Solo su mod gaming Puccio Enzap simulato tutte cose annalate abbiamo, Carusi. Oh, andiamo a fare subito sta bella partita e vediamo che succede. Allora, Benevento, Catania, andiamo a cambiare questo completino perché sennò non si capisce niente. Completini, ragazzi, con stemma Red Bull. Facciamo questo bianco che mi piace.
Benevento, lasciamolo così. Stiamo giocando in modalità estrema, ragazzi. Sto provando. Stiamo testando sta mod anche del gameplay. Vediamo. Stadio Ciro Vigorito. Quindi si va a Benevento. Amin, abbiamo il subito dall'area questa partita, Carlos. Ovviamente, ragazzi, sponsor Red Bull. Che fa? Ne beveva la Monster? No, ne beveva la Red Bull. Cari Ha Marina, tirato su di sé grandi ci attenzioni in vuole questi per giorni. Ne ha svegliarmi. fatti Voglio quattro rendere. nelle ultime tre e oggi vuole ripetersi. Oh. Ancora pochi istanti e Gianluca poi si Scamacca, comincia. 4 gol in 3 partite. Comunque, mi scusate di disattivare la telecronaca, la togliamo subito, anzi immediatamente. Allora, godiamoci l'ingresso in campo dei nostri ragazzi. Anche se non siamo a Catania, i tifosi del Catania non si sentiranno, però... Guardiamo il nostro Papu Gomez che è bello, mamma mia, è una bomba. Ragazzi, sto lavorando ai completini ufficiali, però ci vuole un po' di tempo, sinceramente è un po' più complesso fare il completino. Cioè lo stemma lo si fa velocemente, invece il completino, fare la prima, seconda, terza maglia, abbia un po' di tempo. Comunque, mi state fanno aprire me, gli dirò Benevento, no, ci siamo qua per gli edifici dei Catania, siamo tutti pari qua. Volevo aprire, che tu do Catania, la data giusta, che potenza che è. Oh, le vici mandano la faccia a fare click, ma che spiegazione, è Gianluca Scamacca fa paura, ragazzi, un match al 95 è una bestia. Sta segnando l'Africa, ragazzi, Gianluca Scamacca. Riportato in Italia, mo mandare in Inghilterra, Gianluca Scamacca, West Ham. Va bene, dai ragazzi, andiamo a giocare subito questa partita che è bella. Mi piace. Benevento, siamo carichi. Occhio a Ciano, ragazzi, Ciano con il sinistro fa male. Solitamente. C'ha la scassa sembra, minchia Ciano. Fatto è subito avanti Benevento, certo su un caso. Ma con Wengand non si passa. Fallo, fallo, stiamo attenti. Ma chiaro. Iniziando dal limite, c'è Duvarso Benediciano. Bravo, bravo, Scamacca, mettiti in barriera, casi di auto. Wengand, man, già vedo Yanga, caduci qua. Brutta posizione. Mettiti qua, Ostigard. Oh, mamma mia, incrocio dei pali. Vai il Papu. No, messo giù il Papu Gomez. Oh, ma che stiamo combinando? Usciamo. Bravo, bravo. Con calma. Mamma mia, che spettacolo che è il Gannaccio. Oh, Wengand di forza. La tiene. Ma chi sei pazzo? Sì, l'abbiamo di foda come minimo. Ragazzi, si disinteressa della palla. Espulsione netta. Netta. Via Camillo Ciano. Via, fuori. A casa. Già Frank. Dopo mi abbiamo andato da lì. Oh. Si stavano bene una caviglia. Ma la roba da pazzi, roba, oh. Camillo! A ricoglierli. Ottimo, ragazzi. Uno in più siamo. Ah, ma io non ve l'ho fatto vedere. Aspettate un attimo, ragazzi. Qui abbiamo logo DAZN e segna punti italiano. Mi tolgo un attimo, sì, avete visto. Logo DAZN, ragazzi, è pazzesco. Come vi dicevo, la mod non è ancora perfetta, però ovviamente ha tante cose belle. Vai, Night Hernandez, abbiccia una bella canora, abbiccia la porta intera. Prima occasione del Catania. Inquadratura per Cannavaro, oggi la Virulianga, picchia Cannavaro. La Virulianga. Grande.
grande Naitan. Vai Scamacca, vai che ti inserisci, vai che mi piace. No, mamma mia, ma che fici col sinistro. Minchia, ma no, così però. E volaccia, brutto, brutto tiro. Ancora lui, Gianluca Scamacca. Bella, questa è bella, guarda, fuori ma almeno ci prova un tiro decente, no? Da cosa di 5 minuti fa. Specchi di due adesso. Ragazzi, siamo un uomo in più. Possiamo vincere questa partita senza problemi. Però troppo sicuri non ho mai chiesto mai. Ma che gol pigliamo? Ma ti rendi conto? Ma si può prendere un gol così? Dai. C'è la centrale. Che esplode il tifoso del Benevento, certo. Ma da rivedere perché fa click che combinava, ma che fa? Ma non si può prendere gol così, ma vai, dai. Niente ragazzi, ci vuole concentrazione, la partita ancora è lunga, quindi restiamo calmi. Stiamo calmi e giochiamo che sedicesimo. Va, la partita tutta a calma. Ci vuole la finezza del papo. Difende bene il Benevento, va. Che lo salta di botta. Ma che stiamo combinando? Ma ci andiamo sta palla. Vai Ostigard. Bravo, bravo. Ma non si può. Vediamo se siamo a dare un calcio di rigore da lì. Oh, Benevento aggressivo ragazzi, vuole vincere, eh? Io non nemmeno, mi stanno schiacciando. Va bene, dai. Ci vuole più concentrazione. Costruiamo con calma. Comunque, come potete vedere, il gameplay è molto più, cioè, il gioco è meno scattoso, quindi i giocatori, movimenti più fluidi, più lento, e solitamente il due spike ping pong fa diventare scemo. Vai, facciamoci vedere come gioca il Catania, vai! A chi? Naitan! Bravo Naitan, recupera la palla! E sbaglia di nuovo. Comunque sono giusti bene, sto bene andando, Mendez oggi non c'è, sta sbagliando. Sbaglia continuamente. Che spazio fai, no? Non fate palla così, bestia. Comunque vedete ragazzi, gli striscioni, sponsor, tutto ufficiale. Si infortunia forte. Si sta giocando, camminchialo poco, però. Oh, ne vamo, non è svegliata.
Spike City. Mi ci abbiamo risultato benamente così. Oh, ma veramente, tutti i palli qui dentro. Mamma mia, Letizia. Stiamo rischiando. Qua se chiudiamo secondo gol, va a Onabi. Ma pazzesco. Benevento, papà, di pure a Madrid. Dai, dai, Romo, dai. Mamma mia, ma è possibile passare una palla menzuola? Ah, non è fa... Ah, fallo, fallo. Non ci credo. Che tocco di classe del Papu Gomez, vai! Fai sognare i tifosi del Catania, Papu! E il Papu Gomez, numeri! Vai Gianluca, accendo, accendo! No, vabbè, vabbè, calcio d'angolo, dai, dai! Reazione del Catania, ci vuole il Papu Gomez! Per una parte il Papu Gomez si esaltano tutti. Tra l'altro capitano il Papu. Grande ritorno, fascia da capitano. Vai Gianluca che si giauto. Mamma mia che tocco, mamma mia! Colpo di classe di Frenglob. Cannavale, io ti voglio bene, quando veramente, no, io ti stimo, ti voglio bene, però c'ha tutta la minchia, sembra di la mente, sembra incazzato. Chi spike si è per davvero. Da quando ha cominciato a fare l'allenatore, Cannavale, è sempre incazzato, sembra accigliato. Sta vuota a buca Nathan, mo sento. Oh no, 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 no! Ma non perdere sempre sti palli! Ci vuole il pareggio almeno per fine primo tempo. La Letizia è nautico a più dire. Si scassa la miglia tutto il tempo. Dai, dai ragazzi, pressing. Ma stiamo scherzando, ma veramente? Ma stiamo scherzando, madonna mia. Ma non si può lasciare questi spazi così. Mamma mia, rosta oggi sta partita. Simeone, appena finisce il suo primo tempo, cerca di darci una scossa a sti giocatori. La sua domiciliare su, dai, dai, dai. Tremmo di due, qua è il Papu, qua è il Papu, qua è il Papu. Partito il Papu Gomez, è partito. No, pigliicchio, no, pigliicchio, no, pigliicchio. Il Papu Gomez si accentra. E il Papu Gomez, il capitano, ci pensa lui. E si va al riposo, almeno parità e siamo più tranquilli. Bravo il Papu Gomez, che classe, mamma mia, che giocatore è il Papu. E l'Atalanta l'ha fatta andare, oh, ma così dai pazzi. Che giocatore, oh. Bravo, bravo, bravo Papu. Da Duca Navarro come ora sta morendo. Sta morendo Duca Navarro. Bravi, 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 dai, bravi, applausi, dai. Almeno alla fine c'è stata una reazione. Madonna, mi rifugio da bene, comunque fanno paura, la russa. È inquadratura speciale per il nostro capitano. Ci voleva, ragazzi, il ritorno del Papu Gomez ci voleva al canale. C'era qualche altro giocatore che volevo riportare, eh? Come Cristian Biraghi, però i soldi ci vuole. Appena torniamo in Serie A, riportiamo a Catania Biraghi, Cani Servi, bello Tezzino. E poi non lo so, c'erano altri giocatori tipo Mariano Anduca, però ragazzi su ormai
vicino al ritiro, perciò ho evitato. Ma il papo, la cosa ci voleva troppo, ci voleva proprio la cosa. Andiamo, fai il movimento giusto, Scamacca. Oh, comunque difende bene. C'è Glick, certo. Glick in difesa è una roccia. Bravo, bravo. Si è visto poco Garnacho. Ci vuole un po' di gioco in più sulle fasce. Sta muovendo sempre per vie centrali. Chi si è chiuso bene. Non si passa in mezzo. Tello già segnato gol. Ora devo cogliere perché per davvero. Per spareggia la famiglia se non ce la finisce oggi. Ancora Letizia. Vai Sorrentino. Comunque Benevento gioca bene, gioca. Ma che lancio è? Ma si può? Mamma mia, oh. Ci vuole un gol di Scamacca, Caruso. Però spacchio di Benevento, gioca buono. Nessuno in meno, metti che c'è la giana. Che stavano facendo un cappotto. Oh, grande Wengant. Ripartiamo con calma, fai salire la squadra. Non perdiamo palla. Bravo, Romo, bravo. Vai che c'è il Papu che ha scattato. Vai il Papu. Grande palla per il Papu. C'è. Mamma mia, Gianluca Scamacca. Pazzesca l'incornata di Scamacca. Ma è tutto assapanato giù spacchio di Papu Gomez. Che a fare Baleari? Vai Wendant, così una bomba sì. Vai, vai a pigliare, obi, attacca. Mamma mia che tezzino che accattiamo, Carus. Wengant, do Boca Juniors, purissi che era potente. Ma si vedi qui cosa, a me ma da credere però. Oh! Ma che fai? È partito Leandro Garnacho, vai, se si fa più 66 chi combina. Vai che c'è Gianluca a me. Gianluca Scamacca, no. Mamma mia, oggi non riesce a trovare il gol Gianluca Scamacca, capocannoniere. Eh sì, ci sta un po' di frustrazione, certo Scamacca. Comunque siamo a 63esimo, ma facciamo qualche cambio. Decisamente meglio il secondo tempo comunque, eh? Quando si mette in moto il papo, qua tu si fa paura. Mamma che giocatore del papo Gomez. Niente, sbaglia, va bene. Vai, Moldi, no, mamma mia. Moldi, Scamacca. Che ci soffiava due palloni, era gol. Finiva in botta per lui. Oh, ma che peccato.
Vai, 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 che qua ha fatto il contropiede. Giochiamocela bene questa. Vai il Papu, passa, passa. Vai che c'è Scamacca, mamma mia, è solo, è solo, è solo, è solo. Vai Gianluca. Gianluca Scamacca, la mette dentro. 2-1 Catania. E il Papu Gomez gli dà un cioccolatino. Bravissimi ragazzi. Oh, ribaltone. Che reazione. Sto spacchio di Catania, caro, sia una bomba. Gianluca Scamacca acchiappa sto gol, piglia e porta a casa direttamente. E il Ciolo Simeone che festeggia. Oh, a un nivelemo sti cosi. A Serie A volemo, caro. Facciamo un bel cambio. Allora, Romo, facciamo giocare Mauri. Poi Romero. Posto di Garnacho. E Rami, ragazzi, dobbiamo fare giocare. Perché Rami è forte, magari. Cioè, Ostigald è forte. Facciamo, mettiamo al posto di Sorrentino. Rami fa terzino in tutto. Fa, in difesa fa tutto. Vedi chi giocatore che è. Pazzesco. E... oh. Dopo facciamo forse l'ultimo cambio, dai. Che spike fa? Batti. È allucinante. Oh ragazzi, concentriamo, cercate di serve una bella vittoria. Vai Luca. Non vuoi che vuoi intanto, dimmelo, ecco, non vuoi. Con Ducasi. Bravi, bravi, ripartiamo in contropiede, prendiamo in contropiede sti pezzi di infamone cane. Caso ci abbiamo 3-1, chiudiamo. No, Luca! Che combina, che Glick, chi dà tutta esperienza. Spike di Glick, oh. Bravo, bravo, Scamacca, pressa. Comunque ragazzi, se c'è tempo facciamo giocare un po' Dovbik. E Levi, abbiamo... facciamo deposare il Papo, quando serve il Papo sono tutti. No, no, Luca, no, 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 non mi deve fare, questi migliori non me lo fare. Cioè... all'83esimo non la va a fare sti minchiati, dai Wengan, mettici una pezza, va. Stavo scherzando. Ti perdo in ballone così, né? Vai, vai Luca, vai, forza. Fatti perdonare, perché c'è Scamacca in mezzo. Oh, wow, ma che spacchio con me. Bravo Night Hernandez. Fai ripartire Pavo. Ci prova, siamo allo scadere, niente, ormai quando io un minuto. Peccato, mi dispiace, Dovby. Di lei mi dispiace. Bene, 2 minuti. Mamma mia, che numero fa Romero! No, ma Glick, oh! È una cosa allucinante. Giù Glick, non si fa passare. È una sicurezza in difesa. Applausi per il Catania. Niente, c'ho lo Simeone, oh, oggi non si è visto. Bravo Simeone, vai a stringere la mano a cannone, vai, io sta morendo come muore, oh. Bravo Ciolo, pigli di.
Pigliete l'applauso, Sciolo. Stavo di buttare in Serie A sto Catania. Che partita di Wengand, mamma mia, una doccia sto Catania, ragazzi, 22 anni. Ho 22 o 21 addirittura. Bella partita, ragazzi. Io, visto che le partite sono un po' lunghe, magari la prossima volta le taglio un pochettino, visto che è la prima puntata, la lasciamo così. Tutta la partita, prima esperienza con il Catania. Se vi piace, niente, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Put your hands up in the air, put your hands up in the air, put your hands up in the air, put your hands up in the air.